libertando você agora. Dio ti sta liberando adesso. Uma pessoa com câncer no fígado. Una persona che aveva il tumore al fegato. E pela medicina você não tinha cura. E per la medicina non c'era più. Deus te cura milagrosamente. Guarigione e Dio ti guarisce. Pode louvar e agradecer ao Senhor. Ringraziamo il Signore e cantiamo questo nome, Yeshua. 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 Tutti insieme. Yeshua guarisce. È lui che ci libera. È lui che è il re. È lui che Yeshua. È lui che allontana l'ombra dalle nostre famiglie, dalla nostra vita. È lui che cuore, la nostra vita, e cambia tutto, trasforma tutto. Il Signore è un'immagine in un terreno, cominciano a crescere le piante, danno fiori, piante alte, danno frutti. E questo terreno arido era la nostra vita, era la vita delle nostre famiglie, ma il Signore oggi, amen, sta visitando la nostra vita e sta facendo scendere lo Spirito Santo che fa sorgere questi alberi che siamo noi, che daremo frutti abbondanti. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te. Il Signore sta visitando in modo particolare gli anziani, e c'è un uomo che da quando la moglie è salita in depressione accogli la pace che il Signore ti sta donando e la guarigione. E poi c'è una persona nell'assemblea che è tanto tempo che ha delle bolle che non guariscono, come se fosse della... Il Signore ti sta guarendo forte, Yeshua. Maria che canta con noi. Endometriose. Mulheres que tinham câncer de mama. Donne che avevano il tumore al seno. Receba a cura. Ricevi la guarigione. Homens e mulheres sendo curados da depressão. Uomini e donne vengono guarite dalla depressione. Da tristeza. Della tristezza. Pais que recebem graças para seus filhos. Genitori che stanno ricevendo grazie per i propri figli. Filhos que estavam vivendo uma vida de tristeza. Figli che vivevano in una vita di tristezza. De pecado. Di peccato. Da droga. Della droga. Do álcool. Dell'alcol. E Deus está libertando agora. E Dio li sta
está liberando adesso. É um grande milagre que Deus está fazendo. É um grande miracolo que Jesus está compiendo. Uma pessoa completamente una persona que era completamente sorda. De um dos seus ouvidos. De uno dei suoi uditi. Você está ouvindo completamente. Adesso stai ascoltando perfettamente. Deus curou a sua surdez. Dio ti ha guarito dalla tua Deus abriu o seu ouvido. Dio ha aperto il tuo udito. Quando Jesus passou. Quando Gesù passava. Você sentiu como um sopro na tua cara. Tu hai sentito come un soffio sul tuo viso. É Deus que te curou. Dio ti ha guarito. Também pessoas com infecção e reumatismo nos ossos. Persone che avevano infezioni, reumatismo alle ossa. Receba a cura. Ricevi la guarigione. Tendão infeccionado. Deus está curando o teu tendão infeccionado. Il Signore sta guarendo dei tuoi tendoni che avevano infezioni, problemi. Você vai caminhar normalmente. E tu cominciai a camminare normalmente. Uma pessoa no meio de nós que não podia caminhar sozinha. Una persona in mezzo a noi che riusciva a camminare da sola. Vejo Deus tocando sobre as suas pernas. Io vedo il Signore che tocca sulle tue gambe. Ele está te curando. E lui ti sta guarendo. Pode levantar. Puoi metterti in piedi. Você não podia ficar de pé sozinho. Riuscivi a metterti in piedi da sola. Deus te cura agora. E Dio ti guarisce. Pode caminhar em nome de Jesus. E puoi camminare nel nome di Gesù. Aquele espírito de doença. Quello spirito di malattia. De paralisia. Di paralisi. Já não te domina. Non ha più dominio su di te. Deus te curou. Dio ti ha guarito. Caminhe diante de Deus. Cammina davanti a lui. É uma graça muito grande. È una grazia molto grande. Você estava pedindo por essa cura. Tu stavi chiedendo questa grazia. Acredite, não duvide. E credici, non dubitare. Sharala barala 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 barala. Uma pessoa com câncer. Una persona che aveva il tumore. No ombro do lado esquerdo. Nella spalla sinistra. Deus está curando esse. Muitas pessoas com. Molte persone hanno mal di testa. Dores de cabeça. Cura agora. Dio ti guarisce. Receba o teu milagre. Ricevi questo miracolo. Alá, bará, alá. Aplauda. Oh, Jesus. Cantiamo. Questo è il grido dei redenti, oh, dei figli di Dio. Prendete un fazzoletto bianco, tutti insieme. Tutti con un fazzoletto bianco, accogliamo Gesù e lodiamo Lui. Alessandro, uma palavra de revelação. Continue acenando para Jesus lá em cima. Ele é louvado e ringraziato ogni momento. Ele é louvado e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ele é louvado e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Alessandro teve uma palavra de revelação. Jesus. Più forte. La sua mamma Maria.
Guardate, senza la forza dello Spirito Santo possiamo fare ben poco. Noi abbiamo bisogno di collaboratori, umanamente parlando, ma sapete che anche Gesù ha collaboratori. Gesù non ha sulle braccia, le nostre braccia. Gesù non ha sulla terra più la sua lingua, usa la nostra lingua, per cui evangelizzare e proclamare la sua parola, lui usa noi, lui è il tronco, noi siamo i tralci. E come tralci, per il frutto abbiamo bisogno della linfa dello Spirito Santo. Per cui adesso chiediamo a tutti quanti seduti, si mettano in piedi coloro che hanno organizzato almeno un gruppetto di 5 persone. Chi ha portato con sé 5 o 8 persone, in piedi. 5 o più persone, in piedi. Beh, su voi che avete almeno organizzato con la forza dello Spirito, già vi siete stancati. In piedi! Persone hanno organizzato 5 o più persone, in piedi, perché vogliamo implorare di voi la forza dello Spirito Santo, che possiate continuare ad evangelizzare, a proclamare la parola di Gesù e a portare alla preghiera sempre più persone. Allora, il Padre Generale e Ironi guideranno una breve preghiera di orazione allo Spirito Santo perché discenda su di voi con tutti i suoi carismi. Spirito Santo di Dio, rimani su queste persone che aiutano le altre persone ad avere il momento di trovare Gesù. Aiuta queste persone ad essere fedeli, perseverare a Gesù, che portare le persone a sperimentare il tuo amore. Amen, mentre loro chiamano gli altri, tu sai che stendo loro stessi, così tu fai, Signore. Quindi quello che portiamo a te prima, tu hai chiamato e continua a chiamare. Dai forza a queste persone, Signore, che possa trovare sempre più tempo per dedicare a te, perché tu non hai bisogno dei nostri avanzi, tu hai bisogno di tutto il nostro tempo. Suscita, Signore, tante altre persone a condurre alla a tante altre che hanno bisogno, che sono perdute, che non sanno più a chi cercare. Devono cercare te, e noi da cristiani dobbiamo aiutare le persone a cercare l'unico necessario, la via, la verità e la vita. Quindi colmi con la tua benedizione le persone, portano altre persone a sperimentare il tuo amore. Amen. Amen. Signore Gesù. Signore Gesù. Derrama il tuo spirito. E fondi il tuo spirito. Por essa adoração. Grazie a questa adorazione. Sobre esses filhos e filhas. Su questi figli e figlie. Libertando-os de todo mal. Liberandoli da ogni male. Fisico e spirituale. Fisico e spirituale. E concedendo-lhes os carismas. E concedendo do teu espírito. Tuo spirito, para que aonde eles chegarem, ovunque loro arriveranno, vidas sejam restauradas, le vite siano restaurate, famiglie sejam transformadas, le famiglie vengano trasformate, por eles, Senhor, grazie loro, Signore, abençoai, tu benedici, curai os doentes, tramite loro benedici, libertai os prigionieiros, liberi i prigionieri, e que eles, Senhor, e che questi tuoi figli, aonde tocarem com suas mãos, dovunque toccheranno con le loro pelo mani, pelo poder do teu nome, per il potere del tuo nome, pela força do teu espírito, per la forza del tuo spirito, pelas lágrimas de sangue da Virgem Maria, per le lacrime di sangue della Vergine Maria, vejam os milagres acontecer, vedano realizzarsi i miracoli. O Senhor está dando uma unção de libertação muito grande a esses filhos. Unzione di liberazione molto grande su questi figli. Pode tomar posse dessa graça. Potete accogliere questa grazia.
Servam ao Senhor. Servite il Signore. E vocês verão muitos milagres. E voi vedrete molti miracoli. O Alessandro teve uma palavra de revelação agora. E Alessandro poco fa ha avuto una parola di rivelazione. Muitas pessoas curadas do Covid. Molte persone che avevano avuto il Covid che sono state guarite. Dos males pós-Covid. Dai e muitas pessoas com medo do Covid. Tante persone che avevano ancora paura del Covid. Entrare in panico e depressão. Che avevano erano entrati in depressione. Deus curou vocês. Dio vi ha guariti. Quem sentiu essa cura diga glória a Deus. Chi sentiu questa guarigione dica gloria a Dio. Più forte. Amém. Amém. Glória a Dio. E adesso tutti quanti in piedi. E vogliamo implorare lo Spirito Santo, che Gesù è fonda su tutto lo Spirito Santo, perché tutti quanti voi possiate diventare evangelizzatori. Amen. 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 Avete voi il coraggio di gridare Gesù è vivo? Sì. E allora tutti assieme. Gesù è vivo. Alleluia. Alleluia. E se noi crediamo che Gesù è vivo, noi dobbiamo farlo sentire che è vivo, e chi è vivo opera. Voi siete vivi con Gesù, sì o no? Sì. Amen. E adesso implorando lo Spirito Santo su tutti quanti noi per l'evangelizzazione, dobbiamo sapere che il Papa San Giovanni Paolo II ha gridato: è ora di evangelizzare. Evangelizza. Noi dobbiamo evangelizzare, ma dobbiamo essere guidati anche dai sacerdoti. Se non ci saranno più sacerdoti, non ci sarà più Gesù vivo e vero in mezzo a noi. Voi credete che Gesù è vivo e vero in mezzo a noi? Sì. E chi ce lo porta? I sacerdoti. E Santa Caterina da Siena, se non sbaglio, dovunque passava un sacerdote, cacciava a terra. Perché i sacerdoti sono più importanti della Vergine Santissima. Amen. Perché la Vergine Santissima ha portato Gesù sulla terra quante volte? Una. Una sola volta. Una sola volta. E il sacerdote ce lo porta a terra una volta al giorno. Ora abbiamo bisogno di vocazione. E noi abbiamo qui con grande gioia e consolazione il padre generale di una congregazione chiamata la Società delle Divine Vocazioni, perché deve lui guidare tante tante anime al sacerdozio. Abbiamo già, glielo faccio dire a lui, in quante nazioni lavoriamo per le vocazioni. Dappertutto c'è bisogno di vocazione. In mezzo a voi, pensate voi, avete bisogno di sacerdoti e santi sacerdoti? Sì. Sì, allora pregare per le vocazioni, lavorare per le vocazioni, collaborare con le vocazioni affinché la Chiesa possa avere vocazione. E per avere sante vocazioni di che bisogno? Io sono sordo, non ci sento. Di che c'è bisogno per avere sante vocazioni? Sante famiglie. Forse uno solo l'ha detto. Abbiamo bisogno di tante preghiere. Pregare perché il Signore ci conceda sante vocazioni. Adesso io do il microfono al Padre Generale perché lui possa dirci a tutti quanti noi in quante nazioni stiamo coltivando vocazione. E normalmente in molte nazioni c'è bisogno soprattutto di preghiera. E così facciamo poi una preghiera perché lo Spirito Santo discenda su tutti voi e vi incoraggi
a collaborare con la parola e con l'esempio per avere sante vocazioni. Quando c'è uno scandalo sacerdotale, tutti gridano allo scandalo dei preti. Adesso c'è il grande scandalo di alcuni vescovi, scandalo di alcuni cardinali, e lo scandalo va dappertutto. E abbiamo avuto la vergogna che uno nel congresso italiano dice: dobbiamo avere una sola religione. Quale? Satana. E Gesù? Gesù ha dato la vita per noi, per salvarci e redimerci, è stato messo da parte. Satana, che ci vuole distruggere, viene innalzato. Che vergogna. La nostra congregazione è una bambina, paragonando con gli altri ordini. Abbiamo soltanto 100 anni di esistenza. San Giustino, come sapete, è stato fatto santo anni scorso. Soltanto nel 1955 la congregazione esce dall'Italia per raggiungere il Brasile, che è stata la prima nazione che ha ricevuto i figli di Don Giustino quando Don Giustino era ancora vivo. Lui stesso ha mandato i tre primi religiosi. Poi siamo partiti per tante altre nazioni, oggi grazie a Dio siamo nei 5 continenti, 19 nazioni, e nella prossima settimana il Padre Generale andrà alla fine del mondo, Papua Nuova Guinea, nella Oceania, perché i vescovi ci chiamano, venite, se sono i giovani abbiamo bisogno che qualcuno possa darli a rispondere la loro vocazione. Ecco, per questo stiamo andando pure lì, da ottobre in poi. 20 nazioni a servizio della Chiesa, suscitando nel mondo risposte generose, perché sono ancora tanti giovani che rispondano, basta che loro sappiano che la vita è Gesù. Quindi aiutiamo i giovani a rispondere e voi aiutate noi con la vostra preghiera, ma anche con aiuto materiale. Voi sapete molto bene, Don Giustino ha detto, noi dobbiamo accogliere nella gratuità. Ecco, che significa nella gratuità? Assicurare ai nostri giovani la scuola, la medicina, la salute, il cibo, tante le altre cose. Grazie a Dio la maggioranza delle nostre missioni sono poveri. Io sono appena arrivato dall'Indonesia, abbiamo delle comunità nelle foreste, soltanto la grazia di Dio per sostenere i nostri missionari, con tanto amore. Quindi, fratelli e sorelle, come ha detto Don Vassallo, esistono gli scandali e tutti parlano, ma non dimenticare, esistono tante cose belle e quasi nessuno parla. Però Dio sa, perché Dio conosce tutto. Amen. Un albero cresce in silenzio, mentre una che cade fa rumore. Così è la Chiesa del Signore, il Signore che sostiene, e nessuno mai potrà far sì che questa Chiesa non esista più. Esisterà per sempre, perché Amen. È il Signore che la mantiene e la sostiene. Amen. Aiutateci a sostenere le vocazioni. Alleluia. Bene, il nostro carissimo padre fondatore San Giustino, perché come il padre generale diceva, solo al mese di maggio è stato fatto santo, ha mandato i primi missionari in Brasile, ed ecco che il Brasile ci restituisce due grandi apostoli, Ironi e il padre generale. Il padre generale, anche lui è applaudiamo. Vengono dal Brasile. Un grande, otto piccolo, padre generale grande, io piccolo. E noi vogliamo ringraziare il Signore che ci ha chiamato in Brasile. Al Brasile abbiamo avuto il fuoco, il calore brasiliano. Devo fare giustizia anche al nostro indiano. Lui viene dall'India, appena concluso la teologia. Il prossimo mese sarà ordinato diacono, quindi ecco i frutti. Amen. Ecco i frutti. Gloria, noi mostriamo i frutti. Gloria a Dio. E adesso guidiamo una preghiera su tutti quanti voi affinché possiate diventare apostoli. Io vi dico, quando io andai anni fa a tenere un ritiro ai giovani seminaristi in India, normalmente vidi il rinnovamento carismatico in fiamme, un entusiasmo straordinario, e mi ricordai dei primi tempi
che c'era il rinnovamento carismatico negli Stati Uniti. Era appena sorto il rinnovamento carismatico negli Stati Uniti, era una fiamma. Quando andai nelle Indie c'era la stessa fiamma. Io quando venni in Italia chiamai questa brava sorella e dico: senti, facciamo una cosa, andiamo nelle Indie e così incominciamo a vedere come si evangelizza con il fuoco dello Spirito. Ma il Signore ha detto: non è per voi, chiamerà degli altri. Dessa bênção do Santíssimo. Prima di ricevere la benedizione del Santissimo. O meu coração foi muito tocado. Il mio cuore è stato raggiunto. Nós estamos na nação que é o berço do cristianesimo. Noi siamo in una nazione che è la culla del cristianesimo. Uma autoridade. E che ha un'autorità. Eleita pelo povo dessa nação. Ed è che c'è stata questa autorità eletta dal popolo di questa nazione, che usa una tribuna per dire che la unica religione è Satanás, che ha usato il Parlamento per dire che l'unica religione deve essere Satana. Non tem católico nessa nação? Non ci sono cattolici in questa nazione? Non tem cristão nessa nação? Non ci sono cristiani in questa nazione? Vocês vão aceitar isso passivamente? Voi accetterete questo passivamente? Eu não estou pedindo para vocês fazer guerra. Non vi sto chiedendo di fare la guerra. Ma se uma autoridade política for na tribuna para falar mal de Maomé. Ma se a pública andasse per parlare male di Maometto, os muçulmanos explodiriam aquela autoridade. E i musulmani reagirebbero contro questa autorità. E o que vocês estão fazendo? Allora, che cosa facciamo noi? Ficar em silêncio? Rimanere in silenzio? Se calar diante disso? Tacciamo davanti a questo? È dizer que vocês querem Satanás como religião. Vuol dire che voi volete Satana come religione? Protestem. Allora dobbiamo protestare. Denunciamo. Vão para nesse lugar de governo e diga a essa autoridade que ela não representa os católicos. Andate in questo luogo e dite che questa autorità non rappresenta i cattolici. Não se cale. Non possiamo tacere. Quando nos calamos diante disso, quando noi tacciamo davanti a questo, nós aceitamos o inferno passivamente. Noi accettiamo l'inferno passivamente. A morte. La morte. A destruição. La distruzione. Não. No. Não aceite isso. Non accettiamo. Quem aqui é católico? Chi di voi qui è cattolico? Então, por favor, faça alguma coisa. Ora, possa. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Continuiamo a pregare perché Gesù è vivo e ancora qui. Quindi alziamo le mani, lodiamo e benediciamo. Deus continua fazendo muitos milagres. Il Signore sta continuando a fare miracoli. Segure na mão de quem está perto de você. Oxalá, segura na mão de quem está perto. Prendete le mani di coloro che stanno a fianco a te. Prendetevi per mano. Senhor Jesus, nós te pedimos agora. Signore Gesù, noi ti chiediamo adesso. Continua a realizzare os teus milagres. Continua a realizzare i tuoi miracoli. A libertar o teu povo. A alimentare il tuo popolo. Nós cremos na tua presença, Jesus. Noi crediamo nella tua presenza, Gesù. Guarda quantos irmãos enfermos. Guarda quanti fratelli malati. Quantas pessoas doentes. Quante persone inferme, domani. Receba agora de Jesus. Ricevi adesso da Gesù. A cura. La guarigione. Feche seus olhos. E chiude i tuoi occhi. Ore no Espírito. E preghiamo nello Spirito. Tutti insieme. Abra tua boca. Esercite o dom das línguas. Esercita questo dono della lingua. Più forte, più forte. Mais forte, mais forte. O Senhor está tocando sobre uma pessoa que fraturou o pé esquerdo. Il Signore sta guarendo una persona che aveva avuto la frattura nella gamba sinistra, il piede sinistro. E esse osso não grudava. E questa ossa non si rifaceva più. A partir dessa hora. A partire da questo momento. O seu pé vai voltar ao normal. Il tuo piede diventerà normale. Deus já curou você. Dio ha già guarito te. Uma pessoa com um tumor debaixo do braço direito. Una persona che aveva un tumore sotto il braccio destro. Pode tocar nessa região. E tu puoi toccare in questa regione. Esse tumor já desapareceu. In quest'area e il tumore è già scomparso. Chi è essa persona? E chi è questa persona? Era basso do braccio direito. Avevi sotto qual braccio? Sotto l'ascella. Avevi un tumore che si poteva toccare, vedere. Adesso non ce l'hai più. Onde está essa pessoa? Chi è questa persona? Se você já tocou e o tumore se desapareceu, tu tocchi adesso e non c'è più il tumore, allora alza la mano. Você já está curado, curada. Sei già guarita, guarito. Coraggio. Chi è questa persona? Chi è questa persona? Aonde você está? Dove sei? Erga sua mão bem alto. Alza la mano ben alto. Deus já curou você. Perché Dio ti ha già guarito. Quem guarita. È essa pessoa? Chi è questa persona? Pode erguer a sua mão. Coraggio. Alza la mano. Muitas pessoas que sofriam de epilepsia. La signora. Está curada. Sei guarita nel nome di Gesù. Bendito seja Deus. Benedetto sia il nome del Signore. Você não precisa aplaudir agora, continua segurando. Continuiamo soltanto pregando, non applaudiamo. Muitas pessoas sofriam de epilepsia. Molte persone che soffrivano di epilessia. Pelo menos 4 pessoas. Almeno 4 persone. Deus está curando você agora. Dio vi sta guarendo adesso. Quem são essas pessoas? Chi sono queste persone che soffrivano di epilessia? Alzate la mano, muovete la mano, ok? Uno, là. Duas. Due là. Mancano altri due. Aonde está essa pessoa? Chi sono queste persone? Falta 2 pessoas. Mancano 2. Uma, duas, três. Uma criança. A outra é uma criança. Um bambino, uma bambina, um jovem. Pai e a mãe que estava pedindo para uma criança. Que um padre ou uma mamma estava querendo a graça de la guarigione della epilepsia. Dessa criança. Di questo bambino. Receba essa graça. Ricevete questa grazia. Aonde? La signora là. Bendito seja. Bendito sei il Signore. Sharala barala barala barala. Várias pessoas sendo curadas dos joelhos. Varie persone vengono guarite alle ginocchia. Vocês não conseguiam mais firmar as pernas. Voi non riuscivate più a piegare le gambe. Nem dobrar o joelho. Né piegare il ginocchio. Deus está curando vocês agora. Dio vi sta guarendo adesso.
meno di 20 persone. Non meno di 20 persone. Pode pular onde vocês adesso estão assim. Potete saltare dove siete. Non tem mais nada in non avete più nulla nelle ginocchia. Allora chi aveva il problema alle ginocchia? Saltate, il Signore sta guarendo. Bendito sia Dio. Benedetto sia il Signore. Continuate a credere. Ascoltiamo adesso questa parola. Facciamo silenzio, ascoltiamo questa parola di Dio che parla a noi. Dal Vangelo di Marco, capitolo 16, versetto 14. Alla fine apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li improverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduti a quello che l'avevano visto risorto, e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Amen. Alleluia. Gloria. Lode a te. Lodiamo il Signore. Ringraziamo il Signore con la nostra voce. Grazie Signore, lode, benedetto sei te Signore, Dio sia lodato, Dio sia benedetto, a ti toda honra, toda a te l'onore, la gloria Signore, solo tu sei degno, santo, tu sei il Salvatore, tu sei il Yeshua, tu sei Emanuele, o Deus conosco, tu sei verbo Emanuele, Dio con tu noi. És o Salvador, tu sei o Filho Salvatore, do Deus vivo, o nosso di Senhor. Vivo, e nós te proclamamos Signore. Jesus, Senhor da Itália. E noi ti Jesus, Senhor da Itália. Signore, Gesù è il Signore dell'Italia. Ripetiamo tutti insieme. Gesù è il Signore dell'Italia. Tutti insieme. Io Gesù è il Signore dell'Italia. Se essa autorità. Io vi dico una cosa, se questa persona, questa autorità che usou o plenário para dizer que Satanás é a única religião. Che ha parlato, ha osato parlare dicendo che Satana deve diventare l'unica religione nel Parlamento? Se non pedir desculpa. Se non chiederà scusa, adrecer de câncer. Lui prenderà il tumore. Ma se pedir desculpa. Invece se prenderà, se chiederà scusa, sarà curato do câncer. Sarà guarito dal tumore. E lui profetizza. Esse sarà il grande sinal. E questo sarà il grande segno. Para que ninguém mais ouse dizer. Perché nessuno più osi dire una blasfemia tão grande come questa. Una blasfemia così grande come questa. Isso è una blasfemia. E questo è una blasfemia. Isso è un peccato mortale. È un peccato mortale. Rezem pela conversão dessa. Preghiamo per la conversione di questa persona. Peçam a Virgem Maria hoje que converta essa autoridade. E preghiamo la Madonna perché si converta questa autorità. Que o sangue de Jesus quebre essa maldição. E che il sangue di Gesù spezzi questa catena, questa maledizione. Porque isso é uma porta aberta. Perché questa è una porta aperta. Para grandes catástrofes. Per grandi catastrofi. Ela precisa ser fechada. E questa porta deve essere chiusa. E como que nós vamos reparar isso? Come noi possiamo riparare questo male? Todo dia a partir de hoje. Tutti i giorni a partire di oggi. Uma dezena do nosso terço. Una decina del nostro rosario. Será por essa graça. Per chiedere e sarà per chiedere questa grazia di spezzare questa. Desse mal. E per riparare questo male. Amen. Amen. Quando o quadro da Virgem Maria passou. Quando passava il quadro della Vergine Maria? Preste atenção. Ascoltate. Havia um demônio chamado Asmodeu com uma legião de demônios no meio de nós. C'era un demonio che si chiama Asmodeo con una legione di Satana, di demoni insieme. Essa legião era a legião
da sexualidade desordenada. Questa legione di Satana era il della a causa della sessualità disordinata. Do sexo contra a natureza. Del sesso contro natura. Da bissexualidade. La bisessualità. Do adultério. L'adulterio. E de outras coisas que eu não posso falar aqui. E di altre cose che io non vi posso neppure dire. Mas que tá tão em moda hoje. Che ma adesso va tutto di moda. A mulher quer ser homem. La donna che vuole diventare uomo. E o homem quer ser mulher. E l'uomo vuole diventare donna. Esse demônio foi pisado pelos pés da Virgem Maria. E questo demonio è stato schiacciato dai piedi della Madonna. E muitos que estão aqui que eram prisioneiros. E molti che erano prigionieri foram libertados nessa manhã em nome de Jesus. Sono stati liberati da questi demoni nel nome di Gesù. Um grande milagre aconteceu. E accadrà un grande miracolo. Accaduto un grande miracolo. Pessoas que vieram aqui com a sua família toda ferida. Persone che di voi che siete venuti qua che avete le figlie con tante ferite. Spirito di briga. Spirito di litigi. Di crisi finanziaria. Di crisi finanziaria. Di dificuldade conjugal. Difficoltà nel matrimonio. Di doenza. Di malattie. Coisas que pesavam e se arrastavam na sua casa. Cose che voi vi portavate nella vostra casa e vi pesavano e vi trascinavate. Vocês não estão escutando um homem falar. Adesso non state più ascoltando un uomo che parla. Vocês estão escutando um profeta. Ma state ascoltando un profeta. Isso é Deus que está dizendo a teu respeito. È Dio che sta dicendo nei vostri riguardi. A tua família foi libertada pela intercessão da Virgem Maria nessa manhã. La tua famiglia è stata liberata grazie all'intercessione della Vergine Maria stamattina. Pode gritar glória a Deus. Potete accogliere questa grazia. Eu profetizo em nome de Jesus. E io profetizzo nel nome di Gesù. O demônio de Asmodeu. Che il demonio di Asmodeo. Com a sua legião demoníaca. Con la sua legione demoniaca. Não tem mais poder sobre você e sua família. Non ha più potere su di voi e sulle vostre famiglie. Jesus nos libertou pela Virgem Maria. Diga glória a Deus. Gesù vi ha liberato grazie alla Vergine Maria e dite gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria Alleluia. A Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Adesso ascoltiamo ancora la parola di Dio che è per noi, per ciascuno di noi. Una parola che proprio sembra confermare le parole di Ironi, il profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio, Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande sterminato. Amen. Alleluia, quell'esercito siamo noi. Chi è questo esercito di Dio? Ciascuno dica il suo nome. Gloria a Dio. Ezechiel 37, 9 seguinte. Questo è il libro di Ezechiele del capitolo 39, 9, 37, che lo leggete poi a casa. 9 seguinte. Dal 9 in avanti. Dal 9 al 10. Marque na sua Bíblia essa palavra. E segnate nella vostra Bibbia questa parola. O Espírito Santo soprou sobre a sua casa. E lo Spirito Santo ha soffiato sulla vostra casa. Toda a sua família foi alcançada nessa manhã para a glória de Deus. Tutta la vostra famiglia è stata liberata per la gloria di Dio questa mattina. Amém. Amém. Antes de fazermos um grande louvor. Amém. De um grande louvor. Prima di dare una grande lode al Signore, três vocação sacerdotal. Ci sono tre vocazioni sacerdotali e várias vocações religiosas. E varie vocazioni religiose. Quem são esses que foram chamados por Jesus? Che sono stati chiamati da Gesù stamattina? Sentiram vontade de ser padre? Como? Sentiu vontade de ser padre? Voi avete sentito questo desiderio di diventare sacerdote? Vem aqui na frente. E chi ha sentito questo venga qui davanti. Vem aqui na frente. Vieni qua davanti. Se você sentiu essa vontade. Se tu hai sentito questo desiderio. São três jovens.
sono tre giovani che hanno sentito il desiderio di diventare sacerdoti stamattina. Venham. E la signora sta chiedendo per il suo figlio. Uno è tuo figlio. Uno sarà sacerdote. Diventerà sacerdote. Amen. Lode, gloria a Dio. Amen. La signora mamma che stava chiedendo per suo. Tre. Quattro, anche suo figlio. Cinque, diventerà sacerdote. Sei, anche tu. Cinque, sei. Voi che state chiedendo per questo dono, voi avete ricevuto questa grazia. Ma tre che sono qua, un ragazzo là. Amen. Amen. Gloria a Dio. Preghiamo per te. Tu diventerai un grande sacerdote. Mais dois. Ci sono altri due. Mais dois em nome de Jesus. Là, mais um lá em cima. Là, quel bambino, bellissimo. Viva alza Gesù. La mano, amore, alza la mano. Bravo, si mette in piedi. Un'altra vocazione. Mais um. Un altro. Un ragazzo, sì, suo figlio, figlio, ok, credi, tutte le mamme credi. Che avete che pregato per i vostri figli, credete, il Signore vi ha ascoltato la preghiera. Mais um. C'è un altro ragazzo qua. Aonde? Un altro. È un pochino mais di idade. E che è un pochino più grande di età, a parte onde questi sta? Due ragazzi molto giovani. Non abbiate paura, è una grazia, è una grazia bellissima. Aonde diventare sacerdoti. Pessoa? Per portare Gesù al mondo. Alza la mano. Alza la mano, non aver paura, non aver vergogna. Aonde sta? Dove sta questa persona? Per dare gloria a Dio, non dare gloria agli uomini. Il Signore falou três. Il Signore non mente. Il Signore non dice bugie, Il Signore disse che tem três aqui. Il Signore ha detto che sono tre e devono essere tre. Aonde sta esse outro? Dove sta questa persona? Chi ha sentito questa chiamata, chi sente un uomo, non può essere una donna, quindi è un uomo. Uomini, dai, questo cuore. Ah, in fondo. Amen. Amen. Pode applaudire. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore. Bendito seja Deus. Benedetto sia. Quem são as mulheres que sentiram o chamado da vocação? Ma chi sono le donne che hanno sentito la chiamata, la vocazione? Pode erguer a sua mão. La vocazione religiosa, no? Pelo menos nove. Almeno nove persone, nove ragazze. Quem? Sono queste ragazze. Talvez você não vá usar hábito. Forse non userai l'abito. Mas você vai entrar na comunidade. Ma forse farai parte di una comunità. Você vai entrar num instituto, entrerai numa ordem. In un istituto, un'altra. Vai servir evangelizando. Ma sarai una evangelizzatrice. Quem são essas mulheres? Chi sono queste donne? Che hanno sentito questo? Una. Dove sta? Una, ok? Una Cadê? Là. Amen. La poi donna chi? È più difficile la donna, viu? Le donne sono difficili? Non credo, Ma le siamo sempre più generose per Dio. Dove sono queste mulheres? Dove sono queste donne? Aonde? Che hanno sentito questo desiderio di evangelizzare. Uno, due, tre. Quattro. 4 là in fondo, 5, 6 là dietro, 6 anche là dietro, 7 là sulle gradinate, falta 2, mancano 2, 7, siamo manchi a 7, 2. 8 qui, 8, qui, qui. 9, evviva Gesù, evviva Gesù, evviva Gesù, evviva Gesù, evviva Gesù, viva Gesù, viva Gesù. Viva Gesù! Da dire. Eu preciso falar. E devo dirvi una cosa. Muitas pessoas que também não conseguiam ser felizes porque não encontravam a vida matrimonial. Ci sono anche molte persone che non riuscivano a essere felici perché non trovavano la persona giusta per il matrimonio. Hoje Deus te abençoou. Oggi Dio ti ha benedetto. Você vai formar uma família linda. Tu formerai una famiglia bella. A tua família será uma
bênção para la o mundo. Tua família será uma benedizione per l'umanità. Quem são essas pessoas? Chi sono queste persone che stavano chiedendo? Olha quanta gente. Ecco. Isso também é uma grande vocação. Anche questo è una grande vocazione. Famiglie santas. Famiglie sante. Santas vocações. Sante vocazioni. Famiglie santas. Famiglie sante. Santos homens e santas santi mulheres. Santi uomini e sante donne. No mundo. Nel mondo. Depois senta que eu quero dar um allora, bem rapidinho. Sedetevi un attimino che da una testimonianza. Domani parto para o Brasil. Domani no, dopodomani. Dopodomani. Perdão. Eu achando que hoje era domenica. Lui pensava che oggi era domenica e diceva domani parto. Ma domani siamo ancora qua, parte lunedì. Dopo pranzo la testimonianza, va bene? Vamos testemunhar. Quem tem testemunha cura dopo pranzo testemunha. Dopo pranzo chi ha avuto le testimonianze di guarigione poi diamo la outra guarigione, coisa. Liberazione. Lunedì parto. Lunedì vado in Brasile. E mercoledì? Martedì. Martedì compleanno di mio nipotino. Il compleanno di Davide, suo nipotino, 4 anni. Prega per lei. Allora prega per lui. Depois se você puder comprar o nosso livro. Potete poi dopo acquistare il libro che non c'è qua, ma sta là dietro con l'immagine di San Michele. Alba, mostra un libro. Tieni. Alba, ci sono i libri lì? Sì. Eccolo, così. No, so ergue là, ergue. No, alza soltanto, alzalo là. Lì. Ecco, là, è un libro che ha l'immagine di San Michele. Se você pode adquirir esse livro. Se potete acquistare questo libro. Você vai me ajudar? Aiuterete la missione di Ironi. Vai ajudar Padre Michele. E la missione di Padre Michele. Sarà una per salvare almas. Sarà un aiuto per salvare anche anime, perché chi lo leggerà poi prestatelo, regalate a un'altra persona. Depois temos esse rosário. Poi ci sono queste coroncine. Se você pode comprar. Se potete comprarli. Todo dinheiro vai para evangelização. Tutto il denaro che si riceve per l'evangelizzazione. Tudo. Tutto. Isso aqui é feito por membros da missão. E questo è fatto per i membri della missione di Ironi. È un trabalho artesanal. È un lavoro artigianale. È una profezia di Nossa Senhora. Fatto con le mani. È stato fatto seguendo la parola della Madonna. Se você já comprou para você. E se tu hai già comprato per voi. Compre para levar alguém da casa. Comprate per qualcuno che porta che per la vostra casa, la vostra famiglia. Sei che oggi veio aqui e Deus vai te dar um marido bom. E voi che siete venuti qua e che Dio ti darà un buon marito, un bravo marito. Compre para dar para ele. Compratelo perché li darete a questo bravo marito che il Signore vi farà incontrare. Você que veio para ter uma boa mulher. Voi che siete venuti qua per per trovare una moglie. Compre. Compratelo. Para que quando essa mulher chegar você já tenha arma de fogo. E così quando il Signore ti dona questa donna avrete già per pregare insieme. Eu estava na Terra Santa. Estávamo in Terra Santa. E motorista do ônibus. E l'autista dell'ônibus. Não cristão. Non era cristiano. Estava comovido com os milagres que estavam acontecendo dentro do ônibus. Era commosso per tutti i miracoli che stavano accadendo dentro l'ônibus. Ele parou o ônibus. E ha fermato l'ônibus, l'autobus. E ha detto. Disse para a guia traduzir para ele. Ele ha detto alla guida perché traduca per Ironi. Pede para ele orar. Chiedi che preghi. Para que eu tenha uma segunda mulher. Perché io possa avere una seconda donna, perché era non era cristiano, no? E eu imediatamente preguei. E allora ho pregato. Senhor. Signore. Por favor. Per favore. Non conceda esse pedido. Concedere questa grazia, questa richiesta. Amém, amém. Amém, amém. E aí eu disse a guia, pergunta a ele. Allora io ho chiesto, chiedigli. Se ele toma posse dessa bênção. Se lui accoglie questa grazia. E ele falou, sim, tomo posse da bênção. E lui ha detto, sì, accolgo questa grazia. Mas lei non sapeva che io avevo pregato. Però non sapeva che cosa aveva chiesto lui. Quando pedimos uma coisa ruim para Deus. Noi chiediamo qualcosa di non buono. O quando alguém perto de você pede
di algo che non è giusto. E, o qualcuno che ha voi che chiede qualcosa che non è giusto? Gesù non conceda isso. Non concede questo. Non precisa fare niente. Non serve parlare nulla. Perché você vai estar ajudando essa pessoa. Perché tu aiuti questa persona a ser melhor. A essere migliore. Assim, se você comprar esse terço. Allora è così, quando voi comprate questa coroncina. Un libro desses de evangelização. Uno dei libri, anche questi di evangelizzazione di Padre Michele. Você está ajudando uma pessoa a ser feliz. Voi state aiutando le persone a essere felici. A encontrar o milagre. E a incontrare il miracolo. Na África eu fiz essa oração. In Africa ho fatto questa preghiera. Tem um demônio de adultério terrível. Perché in Africa c'è un demonio di adulterio terribile. E eu fiz assim, Senhor Jesus. E ho detto così, Signore Gesù. E eles me entendiam. E loro mi capivano. Que todas as mulheres que estão aqui. Che tutte le donne che sono qua. Se elas praticarem adultério. Che praticano l'adulterio. Que se feche e não abra mais. Que se feche o órgão genital e não abra mais. Che si chiuda il loro organo genitale e non si apra più. E as donas, no, no. E le donne dicevano no, 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 questo no. No, basta la vita di castità. Allora ha detto no, basta la vita di castità. Di fidelità. Signor Gesù. Allora ho detto Signore Gesù. Che tutti gli uomini. Che tutti gli uomini. Che praticano l'adulterio. Che praticano l'adulterio. Che cai o órgão genital. Que perdano l'organo genitale. E os homens gritavam: "Não". E gli uomini dicevano: "No". No, è só viver a castità. Allora, se non volete questo, dovete solo vivere la castità. Non precisa ter medo desse tipo non de oração. Non dovete avere paura di questo tipo di preghiera. È só viver a santità. Dobbiamo solo vivere in santità. Amen. Le forze fisiche continuano a diminuire, ma quelle spirituali dobbiamo farle sempre crescere, vero? Amen. Ironia?